Salve da Agropalati, ci apprestiamo nella preparazione della finninnula, un salume molto tradizionale, molto antico, che sta quasi scomparendo, ma di grande, grande bontà. Si utilizzano le parti meno nobili del maiale, vale a dire la coratina completa, una parte di guanciale, un po' di magro, bilanciando più o meno a 33-33-33%, ecco. Con questo miscuglio possiamo creare un ottimo composto per preparare le fininnule. Le fininnule si apprestano a essere consumate anche con la pasta o arrostite al forno, nella brace, nella cenere, come volete, con ottimi risultati, ecco. Un sapore unico e inconfondibile che va sempre comunque ripresentato. Adesso noi faremo la sezionatura, puliremo il tutto e poi faremo il trito e a seguire poi la preparazione completa. Adesso prendiamo le varie parti. Vedete questi peli qua? Adesso noi con un cannello li faremo prima bruciare. Passiamo il cannello a questi peli qua, vedete? Vedete così. Adesso noi possiamo cominciare a sezionare la carne. La rendiamo a pezzi, anche perché verrà passata nella macchina con la piastra più grande, con i fori più grandi possibile. Mettiamo in questo che lo chiamavamo menzetto. Questo era un piatto di portata per tutta la famiglia, perché prima non c'erano tutti i piatti, adesso hanno fatto ancora peggio perché mettono piatti di plastica. Prima ce n'era uno solo al centro del tavolo e tutti quanti mangiavano nello stesso piatto. Adesso tutti riosi e tutti particolari. Questo piatto c'è almeno 120 anni, una cosa del genere. Chiamato menzetto. Andiamo avanti. Altri tempi, ma è così. Io, per dire il vero, non ho mai mangiato nel menzetto. Non ho mangiato con gli altri nello stesso piatto, però me l'hanno raccontato. Andiamo avanti. Una cosa importante, dove vedete un po' di sangue, bisogna cacciarlo, altrimenti si potrebbe compromettere la stagionatura, che già in questo tipo di salume, ripeto, la conservazione è un po' difficile, si parla di 2-3 mesi massimo, tenendole sotto vuoto con un po' di stagionatura di almeno 10 giorni. Avanti così, tagliamo sempre a pezzi. Adesso andiamo avanti. Si deve cacciare sempre questa parte, vedete, dove c'è il sangue, importante. Adesso, questa è la parte dell'interiore, vedete, la coratina completa. Cerchiamo di recuperare il più possibile. Questo è il cuore, vedete. Parte dove c'è il sangue va sempre cacciato, ecco. Importante cacciare questa parte.
sapete, la carne non richiede lavaggio perché si comprometterebbe ancora di più. Bisogna riuscire a pulire bene col coltello. Sconsiglio di lavarla sotto il rubinetto, ecco. Si va avanti così, sezionandola bene, pulendola anche con i guanti, così. Adesso passiamo a tritare la carne per preparare la fininnula. In questo caso mettiamo anche la piastra con i fori più grandi possibili per fare un trito più grande possibile, che è importante questo passaggio. Adesso procediamo per aggiungere gli altri componenti per creare l'impasto per la fininnula. Abbiamo 5 kg esatti di carne che è stata tagliata chiaramente a pezzi, a pezzettini piccoli, ma non troppo. Mettiamo 25 g di sale al chilo, quindi sono 125 g. Poi mettiamo anche del finocchietto selvatico, che sta a discrezione, potete mettere una buona manciata, ecco, fate almeno una ventina di grammi per questo composto, e poi mettiamo anche del pepe rosso piccante. Ovviamente questo è un misto tra piccante cayenne e quello dolce Salvatore. Fate 50 e 50%, vi troverete sicuramente bene. Volendo si può fare ancora più piccante, ma io preferisco in questo modo. Bene, adesso noi mescoleremo tutti gli ingredienti. Prenderemo un composto omogeneo. È importante mischiare bene gli alimenti, ecco. Ok, possiamo mettere già il sale. Una parte di pepe rosso. Fate in più riprese che è più interessante e più pratico. Una parte di semi di finocchio selvatico delle nostre colline. Profumatissimo. Biologico, chiaramente. Adesso non ci, si tratta solamente di mischiare tutto come facciamo di solito. Vedete, facciamo una prima passata. Questa operazione potrebbe durare tra i 10 e i 15 minuti. È importante girare benissimo, quindi non fermatevi alle prime 2-3 girate, ma bisogna insistere finché non vedete tutto rosso e omogeneo. Completiamo di sale, mettiamo un altro po' di pepe. Un po' di semi ancora, andiamo avanti. Finiamo il tutto, mettiamo tutto il pepe che è rimasto, mettiamo ancora dei semi in questo modo. Adesso bisogna lavorare almeno per 10-15 minuti, cercando di fare questi movimenti anche a pigiare giù, cercare il più possibile di poterla mescolare bene. È importante questo passaggio al fine di garantirne poi un risultato ottimale. Specialmente in fase di stagionatura, questo è un salame un po' rischioso in quanto c'è anche tracciatura di sangue, visto che c'è fegato, cuore, quindi non è proprio un salame di facile, come si dice, durate. Quindi se fate tutte le procedure per benino abbiamo un buon risultato. Si va avanti così, faremo vedere a finire questa operazione 10-15 minuti più o meno. Ecco come si deve presentare l'impasto, bello mescolato, assolutamente deve risultare bello rosso, amalgamato benissimo. È importante questo passaggio al fine di poterne preservare una buona conservazione. Adesso riposerà per 4-5 ore, poi faremo vedere l'insaccamento con la macchina. Ecco. Dopo 4 ore siamo pronti per insaccare le fininnule. Questa è la fininnula, dopo faremo le salsicce col fegato.
quindi blocchiamola. Così cambiamo leva. Allora, la prima cosa che faremo è infilzeremo questo budello in questo modo. Adesso noi faremo una legatura solamente per legare la parte finale. Abbiamo già fatto un nodo scorsorio in questo modo qua. Vedete, lasciamo più o meno 4 cm, possiamo tirare il nodo così ci siamo al momento. Se ci sarà un po' di aria, facciamo uscire un po' l'aria, ecco. Per far uscire l'aria utilizzeremo un ago. Volete, c'è una macchinetta più completa per fare questo lavoro. Come avrò l'occasione ne prenderò una, l'ho persa. Vedete? Scendiamo giù. Riempiamo completamente tutto il budello, ecco. Cerchiamo di non far entrare aria. Ok. Lasciamolo così com'è e poi dopo faremo altri passaggi per vedere. Anzi, questo lo possiamo già spostare su un tavolo, così lo possiamo poi legare dopo. Adesso procediamo a legare le nostre fininnule. Da questo salsicciotto adesso faremo in modo di sezionare almeno 20 cm. Già un nodo l'avevamo già fatto, perché l'abbiamo fatto sulla macchina, ecco questo qua. Adesso noi che facciamo? Facciamo in modo di creare, in modo che si rimangano più dritte possibili, apprezzando più o meno la lunghezza di 20 cm, in questo punto facciamo due giri, in questo modo. Uno, e due. Poi pareggeremo da questa parte dall'altra parte, poi tireremo sovrapponendo il filo in questo modo, vedete, in modo da poter creare una specie di guida, in modo che possa rimanere più dritte possibile. Vedete? Adesso noi qua possiamo tagliare più o meno 3-4 centimetri così. Questa parte qua la mettiamo da parte, la utilizzeremo dopo. E abbiamo già creato la nostra, si può vedere, fininnula. In modo che ha i due fili laterali, in modo di poterla tenere più dritta possibile. Adesso noi riprendiamo con un altro filo già preventivamente già aggiustato nella sua lunghezza con un nodo scorsorio e ripetiamo l'operazione. Ecco qua, lasciamo 2-3 centimetri, è importante lasciare almeno 2-3 centimetri di margine, così, e facciamo il nodo. Stringiamo, rimuoviamo la parte che non ci servirà, o perlomeno ci servirà dopo, chiaramente, e ripetiamo la stessa cosa. Bastoncino, apprezziamo la misura di 20 centimetri, così. Facciamo due giri.
Ecco qua, da questa parte, vedete, facciamo un altro giro, riprendiamo lo stesso filo di dietro, tiriamo giù e abbiamo fatto l'altra parte. Seghiamo, o meglio tagliamo con il nostro coltello e si procederà per tutto il resto allo stesso modo. Vedete? Abbiamo fatto l'altro pezzo. Ecco il risultato delle nostre finnindule. Si presentano bellissime, super sfiziose. Adesso saranno appese. Nel frattempo possiamo forellare con un ago qualche punto. E poi verranno appese praticamente per, diciamo così, 10-15 giorni, non di più. Entro 12 giorni poi verranno messe poi sotto vuoto, ecco. È un salume che non bisogna farlo troppo stagionare perché tende a seccare, ecco, quindi non va bene. Ecco, le nostre finninnule sono state appese, vedete? Adesso rimarranno ad asciugare per almeno 10 giorni, poi saranno messi in sottovuoto e poi li metteremo poi in un luogo fresco. Si potranno consumare in 3, 4, 5 mesi, ecco. Un salume dei poveri, ma molto molto interessante.